Non lo vedrò mai più, rimarrà lì dentro per sempre. Prima che si incastri, tiratelo fuori. Pure gli stranieri ci fanno il tifo. Ci torneremo. Secondo me rimane bloccato. C'è l'assicurazione sanitaria. Hai fatto testamento così tanto per sapere. Secondo me non si è incastrato. Qualcuno lo tiri dalla testa. Non ce la farà mai. Non ci può passare. Ci posso. No! No! No, 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 no. Peggio. Niente cena offerta. The Merrills in Giappone. Siamo a Osaka. Perché? Cioè parlano gli okonomiyaki, finalmente oggi mangiamo okonomiyaki. Vero Ambra? Sì. Mamma come sei vicina. La mia prima volta. Allora, siamo a mangiare l'okonomiyaki a Osaka, io gli occhi tutti rossi perché qui si bolle di caldo. Ambra mette a posto il menù, sono tutti i ragazzi qui con noi e c'è una piastra che io non toccherò, dove ci porteranno l'okonomiyaki, appunto, che è questa frittata piena di tantissimi ingredienti diversi, sembra Heidi, e la mangeremo qui direttamente con le nostre palette, la taglieremo, la mangeremo e bomba ragazzi, sembra un bambino scemo senza barba, lo continuerò a dire in eterno. Grazie amore, le mani fredde. Oh. Hai ucciso un cubetto di ghiaccio. Recensioni sul cubetto di ghiaccio morto. È veramente una tragedia. Mi dispiace tantissimo, quindi lo faccio anch'io. Si sente il ghiacciaio dal quale l'acqua è stata prelevata, la forza delle molecole e la loro coesione, e sta ungendo la piastra. Che ci ha messo? Adesso non lo fate più. Arriva il cibo. Che palle, arriva sempre prima gli altri. Perché? Ovviamente abbiamo fatto piazza pulita perché sono buonissimi. Ma sempre a me. Com'è amore l'okonomiyaki? Buono. Buono. Di qualcosa. Qualcosa. Sembri una scimmia grassa. Buon ragazzi, sono le 19, stiamo raggiungendo i nostri amici, vero Ambrottola? Stiamo raggiungendo i nostri amici, abbiamo fatto un po' di shopping, un po' di acquisti. C'era un sacco di modellini di JoJo, di One Piece. Guarda quanto sono bassa con queste inquadrature. Sei molto bassa, Ambra è una scimmia nana. Tra poco decideremo dove andare a mangiare. Ma tanto non facciamo altro che mangiare qui in Giappone, perché è una cosa meravigliosa. Anche voi cibateli. Come ogni mattina, stazione di Kyoto. Oggi andiamo a vedere il castello Imeji. Dopodiché andremo a pranzo a Kobe. A Kobe, a mangiare la Wagyu. Carne di Kobe. E poi libera il pomeriggio in giro per Kyoto. Saluta. Shopping. Ciao. Saluta Antonio. Vediamo in lontananza il castello di Imeji, dove ci sono i draghi. Imeji Dragons. Siamo arrivati al castello di Imeji. Un video. È molto figo. Molto figo, è tipo roba di maiala della tua sorella. Adesso scendiamo e andiamo a vedere la corte, il feudo, e poi andiamo a mangiare a Kobe. A Kobe. Kobe. E siamo alla ricerca ovviamente di un posto dove facciano la famosa carne di Kobe.
che si dice sia prodotta da dei manzi, no? Che vengono massaggiati tutto il giorno. Da vivi o da morti? No, no, no. Qui è pieno di carne, ragazzi. Guardate, qualunque cosa si vede in giro qui è carne. Ma non come vedo è fatta la carne? È fatta buona. Pensate che è talmente grassa questa carne che cuocendola il grasso si scioglie e cuoce la carne. Ed è una cosa costosissima. Quindi ora vedremo un attimo. Vogliamo trovare il più caro, il più costoso? No, non è vero, ma il più buono speriamo quantomeno di trovarlo. Meno male che abbiamo risparmiato apposta. Il maestro ci cuoce la carne di Kobe. Roma, Roma, Roma. Roma, Roma, tutti, tutti. Tutti? Tutti. Parte il dibattito Lazio-Roma tra i due cuochi. Ma signori? Signori? Signori, Peppe signori. Signori! Camilla, cosa fa con i grassetti che hai levato? Allora, praticamente ora sta facendo uscire il grasso dalla carne e poi lo userà per cuocere le verdure, infatti. Ovviamente la carne era stratosfericamente buona, solo che adesso siamo usciti dal ristorante e piove. Ambra, dove sei? Qua. Oh, un pisello. Pisello teso come un vegetale. Sembri un edamame. Com'era la carne? Sapeva di carne. Contenta della spesa? Costava un botto. Abbiamo trovato questi dolcetti che si chiamano baby cassutera. No, no. Sono stati buonissimi, abbiamo preso 28. Qui c'è un sacco di dolci. È una stazione di Shinkobe. Dove sono questi? Dopo. Sono miei, buonissimi. Baby cassutera, buoni a bestia. Siamo venuti a mangiare il curry. Questa giornata si conclude qui e basta. Dopo si va a letto che siamo stramorti. E domani altri giri vari. E poi è inutile che mi dica domani, tanto arriva subito quello che succede. Siamo in autobus e stiamo andando al tempio di Shimizumichi. Dopodiché andremo a Gion. Cos'è Gion? Il quartiere delle geishe. Di memoria di una geisha. Esatto. E siamo al tempio di Kimizumichi. C'è un meraviglioso panorama con una pagoda in lontananza. Ma adesso si entra perché mi hanno abbandonato verso tutta la fila. C'è una cosa molto figa. C'è una sorta di rituale. Una prova di forza. Vediamo. Sono gli zoccoli di ferro che vanno sollevati. I am. Provo anch'io. Durissimissimissimo. Ah, qui ci ho perso mio cugino l'altra volta. Questa è la pietra dell'amore. Praticamente c'è questa usanza che consiste nel fatto che la donna, che è Ambra in questo caso, deve toccarla e raggiungere l'altra pietra che è dall'altra parte a occhi chiusi seguendo le mie indicazioni. Sei? Mi sa di suicidio. Vai, chiudi gli occhi. Ok, avanti, 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 attenta, avanti. Puoi accelerare il passo, attenta. No, c'ho paura. Attenta, la scolaresca ti evita, fantastico. Avanti, occhio, aspetta, vai, prosegui. Uno, due, cinque passi. Due, tre, quattro, cinque. Chinati e tocca l'altra pietra. Chinati un po' di più. Presa. Applauso da parte di tutto il pubblico nipponico. La scolaresca applaude. Ambra, hai vinto un bacio. Creiamo scalpore e scandalo nella terra nipponica. Dov'è Ambra? È salita. Arigato gozaimasu. Sei contenta? È stato un'esperienza. Questo è il tempio dell'acqua pura di Kimizutera. C'è un'acqua purissima, vedete? Stanno mettendo questi a sterilizzare. Praticamente l'acqua scende dalla montagna tramite questa tettoia e si può raccogliere. La procedura vuole che si raccolga con la mano destra, ci si lavi la sinistra, si cambi mano, ci si lavi la destra e poi si possa bere, più che bere, bagnarsi la bocca. È purissima, levissima, splendissima. E quindi ora mi sono purificato, metto a sterilizzare questo perché chi beve dopo di me rischia di diventare troppo grosso. Avrò spento il gas. E se da piccolo mi avessero abbandonato? Ma se il gatto va gatton gattone, il coyote come va?
siamo in un negozio di Gion che vende un sacco di salse particolari, soprattutto piccanti. Abbiamo scoperto una cosa, ovvero che... che questi sono assaggini di bruchi. Assaggiali? Sono vermetti. Fallo fare prima a me. Se permetti. Dai, sono vermetti. Sono gommosi. Sono gommosi, ci credo. Sono salati. Salati? Non sono male. Tranquilli. Sembrano quasi pesce. Ma sembrano perché, pesce. Mi sa che perché li hanno tipo salati loro. Però si può fare. Ora te li mangi te però. Tiè, magna. Sono già i vermetti. Dopo tutti i frullati che ho buttato giù. Credo si usino come condimento. Credo di sì, anche perché che fai, ti mangi un chilo di vermetti così con a buco. Dimentico. E nella meravigliosa e antica Gion, quartiere delle geishe, troviamo il caffè Oblio, che fa la pizza. Ambra, vuoi la pizza con la pomarola in coppa? Sono venuta in Giappone apposta per mangiare la pizza. Dio. Ovviamente noi eviteremo questa cosa. Primo sushi del viaggio. Se è stato il Liu Kenita ne avremmo mangiati il triplo, ma costa uno sfacelo, quindi va bene così, era giga buono, cose che in Italia non esiste, soprattutto il salmone e il tonno. Oh, no, ne manca uno. C'è barchetta. Finché la barca va, tu lasciare andare. C'è anche il piattone, in realtà. C'è anche il piattone. C'è anche i piattini di Massimo e Camillo. Ma i piattoni. No, non si vede, ma c'era un piattone grosso. C'era un altro piattone. Dove andiamo adesso? Arashiyama, la foresta di bambù. Siamo arrivati a Arashiyama. Ciao Ambra, con i capelli al vento. Mamma mia. Qui è tutto molto bello. Stiamo andando alla foresta di bambù e a vedere le simili di Ambra. Le scimmie! Siamo al parco delle scimmie di Kyoto. Una è lì, l'altra è laggiù che se ne sale. Adesso saliamo ancora più su, speriamo di trovarne altre. Un'altra ce l'ho qui dietro con gli occhiali da sole. Bello, una è qui china, un'altra scimmia, un modello di scimmia nuovo. Guarda, si sono messe pure in posa identica. Sì, è la stessa posizione, che Ambra è una scimmia. Mi piace la mela, mamma, quanto è buona, è buona. La gente mi filma, mi fa il video, è così bello, mamma mia, mette in posizione figa, mi mangio una foglia, scuoti l'albero con me, andiamo via, mi gratta il piede e brilla il piede. Questa è la foresta di bambù di Arashiyama, è tutto bambù, bambù, bambibù, tutto bambù. In giro girello per Kyoto Kyotello. Ciao Ambra. Ciao. Siamo nella parte un po' più metropolitana di quella che è Kyoto, anche che nonostante sia una città antica, qui oggi c'è... Oh, questa è figa. Era un uomo, da lontano sembrava perché era alta. Andiamo a fare shopping, facciamo acquisti? No, perché abbiamo finito i soldi. No, non abbiamo finito i soldi, però bene darsi una regolata. Oh, guarda. Oh, mia dea. Perché questo anime è un mia dea per tutti quelli che leggono solo Naruto di merda. Unici due negozi di chitarre in tutta Kyoto e sono uno davanti all'altro. Potevano accordarsi. Stazione di Kyoto, siamo Ambrina, c'è tutto il gruppo, stiamo andando a Tokyo dove rimarremo fino al 7 aprile. Le facciamo colazione con gli onigiri perché abbiamo fatto le corse stamattina come sempre. Dove morire? Ma noi facciamo sempre colazione con gli onigiri. Appunto, appena arrivati a Tokyo, quindi stiamo andando a lasciare la roba all'hotel e poi che facciamo amore? Dove dovevo andare? Al Pokémon Center. Andiamo al Pokémon Center di Ikebukuro. C'è una cosa in particolare che a me del cibo giapponese non piace, nonostante lo mangi tutto, che è il dango. Adesso Ambra l'ho preso, non l'ha mai assaggiato e lo mangerà. È caldo. Lo so che è caldo, te l'ha appena grigliato. È gommoso. È un alimento inutile.
Ma fa schifo al cazzo, è diverso. Com'è? Mangiabile. Ok, mangiabile. E dove siamo? Ambra, dove siamo? In un posto fatato. Al Pokémon Center di Ikebukuro. E dopo il godimento di Ambra al Pokémon Center, c'è il mio. Al Jump World, vediamo se riusciamo a entrare.